La migrazione formata può aiutare le nostre imprese. Parola del presidente della regione Massimiliano Fedriga, che sposa il progetto Ghana, che ha previsto un percorso di formazione per giovani studenti in Africa su impulso di Confindustria Alto Adriatico, presieduta da Michelangelo Agrusti. Una posizione motivata nel corso dell'assemblea dell'organizzazione di categoria andata in scena a Grado, in cui era presente anche un gruppo di giovani africani che hanno partecipato al progetto. Devo dire che il progetto Ghana lanciato da Confindustria Alto Adriatico è un progetto virtuoso che prevede la formazione in loco dei ragazzi e delle ragazze e la possibilità di venire poi a lavorare nel nostro paese, conoscendo la lingua, conoscendo la professione, avendo delle garanzie. Questa è un'immigrazione scelta, controllata, guidata, con diritti, non invece quell'immigrazione irregolare che purtroppo subiamo e che crea tensioni sociali e problemi sul nostro territorio. È proprio l'opposto rispetto invece a chi invece vorrebbe tenere aperte le frontiere indistintamente. L'assemblea, alla presenza del presidente nazionale degli industriali Emanuele Orsini, ha preso le mosse dalle parole di Agrusti, che ha parlato di passione, energia e sincronia come elementi fondamentali di chi fa impresa, di chi frequenta le scuole e pensa al futuro. Poi ha rivolto il proprio pensiero ai giovani arrivati dal Ghana. Sono arrivati qui in aereo e non con i barconi, già con un contratto di lavoro in mano. È la prima volta che si concretizza, ha detto, un progetto di questo tipo. Entro fine anno, ha aggiunto, avremo 250 di questi ragazzi che andranno nelle nostre imprese anche per far fronte al problema della denatalità. Giulia, se non si conoscesse.